Grigoro Paltrinieri in corsia 3, ma abbiamo anche Lorenzo Galossi, corsia 6, per stare sempre a fare un ponte con il calcio, ha dichiarato ieri dopo la qualificazione che smetterebbe di nuotare se in cambio gli facessero conoscere Francesco Totti, anche se Totti non gioca più, è sempre il calcio per antonomasia, soprattutto quando si gioca, sia per quanto riguarda il nuoto che il calcio a Roma. Partiti in questo momento Paltrinieri corsia 3 con un tempo di reazione un po' lento, 0,72. Più veloce è stato Lorenzo Galossi, una gara lunga questa degli 800 stile libero, da battere per quanto riguarda Paltrinieri, soprattutto l'ucraino Romanchuk, un suo rivale tradizionale, manca Velbruck, ma c'è un tedesco scritto in maniera diversa, ma è un altro nome che evoca il calcio, si chiama Lucas Mertens. A voi la linea. Paltrinieri è passato in testa dopo essere stato nelle retrovie, Romanchuk ha cominciato a guidare la gara, adesso Gregorio in testa, ma c'è praticamente una sfida all'ultima bracciata, siamo ai 250 metri, si va verso i 300 fra i tre delle corsie centrali, ovvero sia il nostro Greg, Michailo, Romanchuk e Lucas Mertens, mentre Galossi è sesto. A te la linea. Testa a testa a tre praticamente tra Paltrinieri, Romanchuk e Mertens, Romanchuk leggermente attardato, abbiamo superato metà gara, ovvero sia i 400 metri, siamo alla virata dei 450, forse un tantino di vantaggio in più per Gregorio Paltrinieri, che adesso ci viene certificato dal cronometro ufficiale. Paltrinieri in testa, poi Mertens, poi Romanchuk, si va verso i 500 metri, se la sta giocando per l'oro il re delle due acque, come l'abbiamo ribattezzato, perché oltre a nuotare in piscina nuota e vince anche nel mare. Per quanto riguarda questi europei di Roma, le gare saranno in programma ad Ostia. A te la linea. E Gregorio Paltrinieri ha preso il largo, ha ingranato la marcia giusta dopo metà gara, resiste soltanto Mertens, molto attardato Romanchuk, il pubblico in delirio, tutti in piedi applaudono Gregorio Paltrinieri che vira i 700 metri, dunque adesso ci sono 100 metri fra Gregorio Paltrinieri e il primo titolo continentale qui a Roma, perché lui farà 5 gare e punta ad essere il mattatore di questi europei ospitati dalla città capitolina. Non ce la fa assolutamente Romanchuk a tenere il passo di braccia e gambe di Gregorio, un gran ritmo da parte del nostro re delle due acque, tiene un po' Mertens, ma è nettamente primo Gregorio Paltrinieri, il pubblico applaude, attende soltanto il tocco finale, perché siamo nell'ultima vasca, l'ultima e ultime fatiche di Gregorio Paltrinieri, l'oro non può più sfuggirgli, sarebbe il secondo di giornata in piscina e dobbiamo aggiungere quello del nuoto artistico di Minisini e Ruggero, quindi tre ori per l'Italia. Gregorio Paltrinieri alle ultimissime bracciate sta per toccare, tocca in questo momento, è anche campione continentale, e poi al secondo posto Mertens, al terzo Romanchuk, arriva anche Galossi, vediamo il suo piazzamento. Galossi, attenzione, perché Galossi ha recuperato nella parte finale, addirittura superando Romanchuk, ed è terzo, doppietta sul podio, un altro romano che sale sul podio e mette una medaglia al collo, ma strepitoso Gregorio Paltrinieri, che ha fatto anche il record dei campionati. A te la linea.